Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Si chiude un anno, forse è l'ultimo appuntamento del 2020, ci ridiamo appuntamento al 2021 e abbiamo pensato di chiuderlo con un ospite speciale, con Annalisa Malara, la dottoressa che il 20 febbraio all'ospedale di Codogno, nell'epicentro del Covid, scoprì il paziente 1. È venuta a trovarci e quindi con lei proviamo a fare un bilancio di questo 2020. Annalisa, benvenuta con noi. Buongiorno, grazie di questa possibilità. È stato un anno sicuramente terribile sotto tantissimi punti di vista. Abbiamo visto la nascita e la diffusione di una pandemia che non ha precedenti nella storia negli ultimi 100 anni. È stato un anno in cui abbiamo veramente avuto paura del futuro, e con la fine di questo 2020 penso che ci siano gli elementi per avere speranza di riuscire finalmente a tenere sotto controllo e sconfiggere questo virus. Sta per essere diffuso il vaccino per il coronavirus, abbiamo in cantiere molti studi su anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2 e soprattutto abbiamo imparato come trattare questi pazienti affetti da Covid-19, ci siamo riorganizzati dal punto di vista sanitario e abbiamo capito quali sono le terapie efficaci contro questo virus. Quindi credo che ci siano davvero tanti elementi per poter affrontare un 2021 con speranza e fiducia nel futuro. Annalisa, è stato un anno particolare per tutti, molto faticoso per i più. Cosa ti ha lasciato questo 2020? Che esperienza è stata per te con i pazienti, sempre in prima linea, in trincea? Io credo che con questa pandemia ho finalmente capito davvero cosa vuol dire essere un medico, essere una rianimatrice e il ruolo fondamentale che ha questa professione. Solo adesso ho capito l'importanza che riveste questo ruolo e cosa vuol dire prendersi cura davvero del prossimo. Mi ha dato tanti insegnamenti, prima fra tutti la capacità di lavorare in squadra e la capacità di darsi forza e coraggio a vicenda. È stata una battaglia dura, ma che siamo riusciti a fronteggiare solo affrontandola tutti insieme, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista del singolo cittadino, perché ognuno ha fatto la differenza rispettando le direttive nazionali, procedure di attenzione nella diffusione di questo virus e quindi credo che uno degli insegnamenti maggiori sia stato la possibilità di affrontare qualsiasi cosa stando uniti, anche qualcosa che sembrava impossibile da affrontare. Quest'anno ti sono stati consegnati diversi riconoscimenti. Qualche giorno fa, prima di Natale, il presidente Fontana ti ha consegnato la Rosa Comuna, la massima onorificenza della Regione Lombardia. Sky ti ha scelto come personaggio dell'anno del 2020. Altre riviste ti hanno vista come personaggio simbolo di quest'anno. Cosa hanno significato per te questi riconoscimenti? Io credo sia una forma di vicinanza del singolo cittadino, della singola persona ai professionisti sanitari, quindi credo che questi premi siano in realtà, e io li vivo in questo modo, siano da attribuirsi non a me ma a me in rappresentanza di ogni singolo sanitario che si è speso dando anima e corpo nella battaglia a questo virus, quindi tutti questi premi mi hanno reso molto molto felice, perché credo che la cittadinanza abbia capito l'importanza che il singolo sanitario ha avuto nella battaglia contro questo virus, quindi un riconoscimento di affetto e di vicinanza che mi rende molto molto felice. Da novembre tu sei impegnata nell'ospedale in Fiera Milano, hai lasciato l'ospedale di Codogno.
com'è la situazione? Come stanno i pazienti? Cosa ti sta dando questa esperienza in un posto così particolare? Allora, un'esperienza che mi ha arricchito tanto dal punto di vista professionale, perché ho avuto la fortuna di poter lavorare con l'equipe del Policlinico di Milano e ho trovato dei professionisti eccezionali che mi hanno insegnato molto. Ed è stata un'esperienza molto forte e formativa anche dal punto di vista personale e umano, perché sono riuscita a ridare l'aiuto fondamentale che c'era stato dato a marzo e aprile nell'ospedale di Lodi Codogno, soprattutto ad opera del personale sanitario degli ospedali di Milano. Quindi in questo modo ho voluto dire grazie e farlo in modo concreto all'aiuto fondamentale che c'era stato dato in quel periodo drammatico. Senza l'aiuto di queste persone non saremmo riusciti a prenderci cura di un numero così elevato di pazienti, e soprattutto dal punto di vista del morale ha voluto dire tanto, perché non ci siamo mai sentiti abbandonati, non eravamo soli, non siamo mai stati soli neanche nelle fasi iniziali. Quindi in questo modo ho voluto rendere il favore di mostrare la nostra vicinanza nel momento in cui il nostro territorio veniva risparmiato rispetto al territorio milanese, quindi in un momento in cui i colleghi di Milano avevano più bisogno di aiuto. Un ospedale costruito ad hoc per i pazienti Covid, e la differenza si vede, perché è un ospedale che facilita in tutto e per tutto la cura di questi pazienti, perché è studiato a tavolino per appunto garantire la sicurezza del personale e la massima attenzione al paziente Covid. Annalisa, si chiude il 2020, si apre il 2021. Diamo un messaggio di speranza ai nostri amici, alle persone che ci seguono e che vogliono ritornare a vivere come prima. Ma credo che la voglia di ritornare a vivere senza limitazioni, senza paure, sia diffusa e sia dentro ognuno di noi, me compresa ovviamente. Ci sono tanti elementi di speranza che ci fanno pensare che questo arriverà presto e che potremo tutti ritornare a una vita normale, con in più, credo, degli insegnamenti fondamentali che ci sono stati dati da questa terribile pandemia. Prima di tutto vorrei ricordare l'importanza del vaccino, io stessa lo farò il prima possibile, quindi vaccinatevi, cercate comunque di mantenere comportamenti attenti finché un numero congruo di persone verrà vaccinato, e non mollate mai la speranza di riuscire a battere questo virus. Il tuo augurio per il 2021? Di ritornare a vivere liberi da questo virus, io me lo auguro profondamente, e credo che ognuno di noi abbia nel cuore questo desiderio, sia per tornare a vivere in un posto libero da questa malattia, sia per tornare ad avere un'economia florida e libera dalle restrizioni che questo virus ci ha imposto. Allora, ringraziamo di cuore Annalisa Malara, la dottoressa che quel terribile 20 di febbraio scoprì il paziente 1 nell'ospedale di Codogno, per essere stata con noi ancora una volta, e a tutti voi che ci state seguendo auguriamo un buonissimo 2021 e ci diamo appuntamento con l'anno nuovo. Grazie ancora dottoressa Malara. Arrivederci, grazie a voi.